Salve, buongiorno a tutti. Oggi è l'1 di aprile e questa mattina sarò molto stringata, farò un video molto molto corto. Intanto buongiorno a tutti e volevo citare questa frase. Io ho imparato nella mia vita che si chiude una porta e si apre un portone. È sempre stato così. Vi potrei raccontare tanti episodi, tanti aneddoti della mia vita, ma non so se è interessante o ne vale la pena. Magari adesso vediamo durante il tragitto. Allora, io stamattina volevo farvi vedere, dato che ieri l'ho tolto quel video lì, volevo farvi vedere questo, che è un calcolo del 2015, un evento del 2015 che avviene anche questo mese. In aprile, solo che questo è del 2015. Qualcuno sostiene la tesi secondo cui i numeri escono a caso nel cestello, quindi il cestello gira, è tutto casualità. Allora io invito chi ha voglia di farlo, ovviamente, di controllare queste previsioni, per esempio queste, mese di aprile, questo è il giorno 4 e sono due sestine, se le volete trascrivere. È un calcolo che ho eseguito sulla cartelletta rosa, che è l'impianto che sto insegnando in questo periodo a degli studenti che frequentano il mio corso qui a Milano. Io insegno la cartelletta rosa, ho insegnato l'efemeride, adesso insegno questa. Ora tutto questo arriva anche da qua. Se volete controllare, volete vedere l'anno scorso, in aprile, ovviamente, questi numeri. Se sono usciti, quando, come, perché. Quindi vuol dire che vi presento la memoria dei numeri. E potete controllare, come ripeto, questo è un evento di questo mese, di aprile. C'è un evento uguale a questo, di questo mese di aprile, ma qua è avvenuto nel 2015. Allora, per quanto riguarda si chiude una porta e si apre un portone, potrei raccontarvi un episodio molto simpatico e interessante, ma devo dire la verità che dovrei raccontare delle cose personali della mia famiglia che non mi sembra il caso, ho già cambiato idea. Non mi sembra il caso di raccontarlo qui davanti a tante persone che mi ascoltano. Ho già cambiato idea, mi sembra che non era il caso. Bene, sono arrivata a 3 minuti stamattina e vi auguro una meravigliosa giornata. Noi stiamo giocando il nostro numero su Palermo, che non ci tradirà, e un numero sulla nazionale. Non ne sono da giocare tutte e due assieme, oppure sì, comunque prima esce uno e l'altro, viceversa, potrebbe uscire prima quello sulla nazionale. Bene, questo è tutto. Io vi auguro una splendida e meravigliosa giornata fatta di belle cose, bellissime, di belle notizie. E ricordatevi che nella vita si chiude una porta e si apre un portone. Ci sono delle porte che si chiudono perché vanno chiuse e non si dovrebbero più aprire. Ci sono delle porte che si aprono e accolgono, diciamo, tutta la magnificenza della vita. Vabbè, adesso non è che voglio fare della filosofia spicciola, Volevo solo darvi una spinta, non preoccupatevi che la vita è sempre meravigliosa e la vita è sempre generosa qualche volta anche un po' meno. La guerra a parte, che non ne voglio parlare perché a maggio non so cosa succede. A maggio non lo so cosa succede, non ne voglio parlare, non ne voglio... Non la voglio commentare. Bene, questo è tutto. Ciao e grazie.